51esimo minuto, azione insistita del Potenza che non riesce a sbloccare una partita equilibrata come da pronostico. Palla a Diop sull'out di destra, cross lungo che finisce sui piedi di Panico che stoppa, cross morbido al centro e gol strepitoso di Carlos Franca, una rovesciata pazzesca che non lascia scampo al portiere avversario, un gol incredibile. Tanto incredibile da incorniciare, come dirà a fine partita mister Ragno, da incorniciare e rivederlo più volte. Ma intanto veniamo alla cronaca di questa fantastica partita. Dopo un primo tempo nel quale l'unica occasione da gol era capitata sui piedi di Guaita, il Potenza nel secondo tempo, rinvigorito dalla meraviglia di Franca, trova subito il raddoppio con Siclari che parte da solo in contropiede, facendosi 35 metri di campo e spedendo in diagonale il gol del 2-0. Un 1-2 che manda al tappeto il Cerignola e dopo 10 minuti arriva il terzo gol, ancora con Carlos Franca su un calcio d'angolo battuto da Esposito. Dopo il 3-0 il Potenza ha gestito il risultato rischiando nulla dall'inizio alla fine, una squadra che mostra ancora una volta grande compattezza e con degli attaccanti così sono bastati 10 minuti per chiudere la partita. Dopo tante sostituzioni nel secondo tempo, solo Accademia per il Potenza, che porta a casa la settima vittoria consecutiva e va a più 5 proprio dal Cerignola, confermandosi una squadra perfetta fino ad ora. Stadio Villani che ovviamente come al solito ha fornito uno spettacolo incredibile con una coreografia che ha coinvolto tutto lo stadio. Oltre 5.000 i presenti che hanno fatto sentire il loro sostegno dall'inizio alla fine del big match di questa settima giornata di campionato.